Bentrovati come sempre, il mio salotto oggi si apre in maniera alquanto originale perché partiamo con un brano musicale che senz'altro tutti voi conoscete. Prego regia. Tutte sera che pavassimo papè a speranza dove te con maiera, ma che vita che sta qua si dà vinna per mezz'ora e libertà, ma di chi te la rita che non suona che sa accatta dopo da felicità. Ma di chi, ma come fa, tanto fa chi su di spietta, stai morendo per campare. Figlie faccio sta paura, fui a chi sti vichi scura, non te faccio arrabugliare. Siente a me non ci va niente, lo pensiero si è sincero, mo vola. Chissà se in me sono tutto, certamente sta viaggiando con pensiero. Quante cose stai vedendo, so bugie o verità che vai cercando. Che pavasse per sapere, si sta mano cerca a me con maiera. A me si scala, ci scagna. La guaglione che cantava libertà. Ma di chi te la rit, che non suona che si accatta, te botta felicità. Ma di chi, ma come fa, tanto fa chi studi spietta, stai morendo per campare. Piglia faccio sta paura, fui a chi stivi chi scura, non te faccio arrabugliare. Siendo a me non ci vuole niente, lo pensiero si è sincero, po culo. Da me non ci va niente, lo pensiero si è sincero, vola. Antonio Sorrentino. Quindi una canzone che tutti conoscete, Nu pensiero, e dire Nu pensiero e dire maestro Rino Giglio, che ho qua con me questa sera e sono molto molto emozionata di interpretare un personaggio del suo calibro. Grazie maestro di essere qua. Il maestro che tanto spazio dà alla nostra napoletanità, dovete sapere che lui è anconetano di nascita ed è napoletano di adozione. Un uomo che nella vita si è dato a 360 gradi, paroliere, cantatore. No, solo quello che non abbiamo fatto. Noi un po' di anni fa mi fecero un contratto discografico che è durato 15 giorni. Perché non andavi? non andava. Speaker radiofonico, dicevo paroliere, autore di testi teatrali, ma anche di soggetti per cinematografici, attore, scrittore. Adesso scopriremo tutto di lui in questo nostro incontro. Questa vena artistica è nata quasi per caso, abbiamo detto prima quando ci siamo conosciuti, perché non so se lo posso dire, se le fa piacere, anche lo dico, è nata, pensate, da una delusione d'amore, dopo la quale il maestro decise di partire, come nei film questi strappalacrime, parte, si imbarca come parrucchiere, quindi da fattura in parrucchiere. Ero piccolino, avevo 16 anni. Quindi questo amore è stato fortissimo. Sì, fortissimo, sì. 16 anni, a bordo facevo il parrucchiere per signore, una nave tipo Love Boat, in America. Mamma mia. Sì, quindi dobbiamo ringraziare questa signora che ti ha deluso, sì, perché poi da lì è nato tutto. Sì,
era una signorina veravamente. Ma signora, eravate ragazzi. Quindi lei era un po' più grande di me. Ma a quell'età ci si innamora delle donne più grandi, è un classico degli adolescenti, vedere la donna matura è un mito. Sì. Comunque dovete sapere che appunto lui in questa attività poi di parrucchiere, che ha svolto anche dopo, scrive nei momenti di relax delle poesie, perché è stato il parrucchiere della moglie del famoso Mario Abbate. La signora Maria che ti vede scrivere da un giorno e dice, ma tu che fai? Dice, ma invece mi veniva... Invece di pettinarmi, perdi tempo a scrivere, e lui le disse, io scrivo delle poesie, e gliene fece leggere una, la quale tua poesia? Maria, tua Maria. Che si chiamava Maria. Si chiama Maria, quindi la lei signora... aveva ispirato. E quindi lei la fece leggere al marito, e da qui nacque poi una canzone. Il marito la passò a Edoardo Alfieri, maestro Alfieri. Che la musicò. Che la musicò. Venne Abbate e disse, Giglio, Rino, io le ho mandato, io le ho fatto questo... Dico, ma maestro, non mi ha fatto un regalo immenso? Dice, non ti preoccupare, tu adesso sei entrato, non ne uscirai più. Che bello. E poi da questa collaborazione appunto con Mario Abbate abbiamo un'altra attività del maestro. Lui diventa, pensate, speaker radiofonico, perché il maestro aveva una... Sì, Abbate aveva una radio, Radio Olimpia, sì. Parliamo del 74? Sì, 74-75, sì. E quindi facevi lo speaker? Che tipo di trasmissioni? Trasmissioni... Allora, io facevo un programma dove facevo questo programma dalle 14 alle 16, iniziai con molta paura, però ero talmente affascinato, stato sempre talmente affascinato dal cinema, io facevo questo programma su colonne sonore. Quindi io in 3 minuti raccontavo un film. Sì, tutta la trama. E durante questa... Originalissima, considerando i tempi in cui già la facevi. Poi l'ha ripresa la Rai, questa trasmissione. Non so come è andata a pizzicare. No, sei modesto nella modestia dei grandi. Vabbè. Perché poi, pensate, lui conosce Murolo e inizia una collaborazione. Sì, poi viene Muro in radio. Ecco, con Mario Abbate, che addirittura di Mario Abbate tu hai curato il percorso artistico del figlio. Massimo Abbate, sì. Che ancora frequenti, ancora... Sì, certo, insomma, con Massimo abbiamo scritto un pezzo con Murolo Nusuon, che ha inciso poi dopo la dipartita del maestro Murolo, ha inciso Fausto Cigliano, Nusuon, insomma. E poi con Murolo ho scritto cose per Murolo, ho scritto Si vuol Dio. Tante cose hai scritto, perché questo è un periodo molto fervido, Suonno, la voce antica, Murolo ha inciso con Toghigno, mi sa, nel disco Tanta voglia di cantare, è andato bene, va ancora, si vende ancora. C'è una vita spesa tra le note, tra la musica, tra l'arte. Ancora, non mi sono fermato. Non ti sei fermato, poi man mano vedremo. Perché io mo ho compiuto gli anni, quelli piccoli. Quelli piccoli, adesso cominciano quelli grandi. E allora poi a un certo punto un altro incontro importante, quello con il maestro Peppe Vessicchio, siamo al 77-78. Con Peppe, io tutti gli incontri sono state tutte avventure, un po' incontri un po' strani, presi in un modo un po' anomalo. Perché Peppe era un chitarrista che suonava in uno studio di registrazione dove io lo incontrai, dove all'epoca io stavo con Franco Campanino, facevamo colonne sonore, lui faceva colonne sonore, scrivevo canzoncine per film, per Alvaro Vitali, Pierina Robò, insomma, poi Simpatici Canaglia abbiamo fatto, quella sigla è andata in televisione per 20 anni. Mamma mia! Insomma. Poi con Campanino, e quindi conobbi Peppe. Peppe veniva da una delusione artistica. Non amorosa come la tua. Artistica. E mi chiese di scrivere una canzone, ma me lo chiese a luna di notte. Mentre io stavo a letto, lui mi telefonò. Proprio gli artisti hanno questi schizzi artistici. Io, sì. E accettasti. Si è un po' commosso perché la sua vita è tutta un'emozione, se non ci fossero queste emozioni non verrebbe fuori quella che è la vera arte, la vera musica, la vera poesia, perché poi hai curato con Vessicchio l'album Antonio Sorrentino, cui poi ha tratto il brano Nu Pensieri. Io, se il maestro me lo consente, vorrei dire che questa canzone lo lega particolarmente, lui è legato molto perché nasce da un'esperienza personale molto molto triste che tu poi rivivi in questa canzone, un'esperienza legata a un fratello, lo vogliamo dire? Sì, un mio fratello, e ti dirò, un pensiero è quello che mi ha portato, è stata un po' la chiave della mia vita,
mi ha portato un po' dappertutto. Il pensiero è... È stata quella che ti ha fatto conoscere al grande pubblico di tutte le età, di tutti i livelli sociali, è una canzone sì, che poi, emoziona ogni sì, volta che si ascolta. Sì, l'ha incisa Peppino Di Capri, Valentina Stella, Antonio Sorrentino, l'ha incisa 4 volte Antonio, Antonio Bonomo. Insomma, è tutto di più. È avvenuto per questo brano, questo brano che poi ha toccato e tocca ancora l'anima e il cuore di tutti. Di tutti, perché qualcuno mi ha detto che ha fatto pure bene in questa, lì a Firenze, c'è questa, come si chiama? Insomma, è una cosa per i drogati. Insomma. Sì, sì, una comunità. Una comunità, adesso non mi viene... E dice che quando uno stava bene cantavano il pezzo. Bene, benissimo. Perché in effetti poi si conclude con... È un'apertura di speranza, in effetti non è triste, no, ma il finale è di speranza. Sì. E sempre questa canzone ti ha fatto arrivare in un certo modo a Berlusconi. Certo, perché sì, dovete sapere che a Picella doveva andare sì, da Maurizio Costanzo. Sì, sì, vedi, sì, io mi sono informata bene. Sì, Maurizio Costanzo scrisse 3 brani. Con uno me, era, sì, ecco, con me, te, sì, Numune Femmina, una chitarra stonata. Sì. È Mon Amour, sì, però il brano che poi lui cantò non fu fra questi, per la no, fine mi pare che ne no, scelse io un altro. Invece cantare un brano classico, perché lì quando vai per la prima volta, poi in una di queste trasmissioni non ti fanno mai portare un brano inedito, perché figurati. Vanno tranquilli. Poi invece dopo un po' di anni Costanzo prese a Mariano braccio sulla spalla, si ripresenta un grande cantautore a Canale 5, una trasmissione che faceva lui, Buona Domenica, e presentò questo brano che si intitolò, che poi prese il titolo di Meglio una canzone. Meglio una canzone. Sì. Perché il presidente cambiò. Perché il presidente ti telefonò, chiese il permesso mi di cambiare. Mi telefonò Mariano, disse, senti, ma il presidente... ti chiede il ti permesso, chiede il permesso la mattina, perché io, si chiamava Mon Amour, si intitolava Mon Amour, è la mattina di un primo dell'anno che io poi lavoravo in una redazione della RAI, facevamo delle cose, facevamo i collegamenti e io stavo pieno di sonno, cioè, Rino, sono Mariano, ma sono le 8, lui stava in Sardegna, aveva finito di fare la bella vita, la nottata, con tutti quanti, dove c'era Ignazio La Russa, insomma un po' tutti, no? Con il presidente. Se il presidente mi ha chiesto di chiederti il permesso, il presidente, ma chi è presidente? Cioè, presidente, io lavoro, sai? Ah, tu lavori con, ma fai piacere, va bene. Ma quale permesso? Dice, lui ha cambiato, lo vuole italianizzare questa canzone. Ma mica che scrive il canzone, te voglio bene, dai, ma non faccia. Cioè, no, lui una volta cantava su, è vero, poi mi sono acculturato e ho capito che lui veramente cantava a bordo e cantava. Sì, sì, diciamo, non ha mai rinnegato anche no, questo suo passato sì, di sì, molto semplice. Poi molto ci siamo umile, incontrati col presidente dopo una serie di scontri avvenuti attraverso Striscia la Notizia, giornali vari, perché lui giustamente andava porta a porta con la Picella, dicevo che lui giustamente, perché lui veramente aveva cambiato sì, alcune parole, le aveva italianizzate. Ma forse per renderla pure più comprensibile, sì, per allargare più... un po' no, la no, ma io poi ho capito col passare degli anni che lui ha fatto un lavoro incredibile, io mai sarei diventato così noto come quando sono diventato fra i detrattori e i simpatizzanti sì, no, di Berlusconi, questa canzone si è parlata tutto il mondo, tantissimo. Sì. Perché poi abbiamo scritto A Gelosia, che lui ha dedicato alla moglie, allora. Abbiamo scritto Una pizza americana, abbiamo scritto una canzone... Te le ricordi tutte le cose no, che hai scritto? Tutte quelle cose, no, avrò scritto no, un 500. Ecco, ti stanno venendo in mente un così. Un 500, no, ma non me lo ricordo. Senti, ci fermiamo un attimo, sì, perché vorrei far ascoltare, la regia pensa che ce l'ha, proprio questa di Apicella, che abbiamo citato, questo Mon Amour. E ascoltiamo questa com'è di Berlusconi. Diventata, com'è va diventata? Va bene? E allora la canzone, ce la fermiamo un attimo. È una felicità tu mi dici a me, te voglio che te voglio sulla te, e mocca tu stai qua, tu saccia che già fa, si dà già fa sentire sta canzone quando tu passavi sto guaglione soltanto un anno fa, dicendo piano piano, dicendo croce doce, amore, amore mio. Oh, no.
E a questo punto poi parliamo dello scrittore. Lo scrittore, lui ha scritto un libro, appunto, Nu pensiero, colore di parola, di cui abbiamo qua anche il libro, e del quale vorrei che ci leggessi qualche cosa, che abbiamo... come è nata innanzitutto l'idea di questo libro? Ma scrittore è una parola grossa, proprio grossa. Io scrivo testi per canzoni, qualche sceneggiatura. E quindi come è nata lì un libro proprio, Nu pensiero? Allora, una sorta di raccolta, una raccolta di testi editi e inediti, e qualche aforisma, qualche insomma, cosa di simpatico, e, insomma... Scegliamone una, dai, leggiamola. È uscito un paio d'anni fa. Quindi in vendita credo normalmente? Credo che non ce ne sono, sì, ma sarà in vendita, spero. Bisogna chiederlo all'editore, perché io non ho solo questa copia, l'ultima. E non hai manco seguito più? Ma me più. La chiedono, no. Perché poi ho tante cose da fare. Non hai il grazie tempo. A Dio, e allora che vogliamo leggere, maestro? Allora leggiamo. Allora il libro si intitola Nu pensiero, colore di parola. Leggiamo colore di parola, che mi sembra quella più adatta alla situazione. Anche se questa è una citazione presa da Edoardo De Filippo. Edoardo De Filippo scrisse colore di parola. Io ho attinto. E quindi, ascoltiamo, signore, allora, o colore e parola. Rossa come o fuoco è la parola amore. Più nera è una notte senza luna è la parola muore. È come quando il cielo si fa grigio e scuro, così è todio. A prima mattina, con sole, vuso in dall'acqua e mare, nasce la parola all'era. Attenta a come parli, a quello che dici. Le parole sono importanti e tengono colore. E tu che sei un pittore delle parole tue, prima che rapa bocca, prima la caccia fuori, vunnere in dall'anima questa parola. E se tu sarai vera, non sarà mai anco nera. Bella, bellissima, maestro, molto molto bella. Dopo te ne faccio leggere un'altra però. Maestro, ogni volta che racconta o legge o parla di una sua creatura, perché le sue creature sono, si emoziona, nonostante sia passato il tempo... Sarà pure l'età, no? No, non è così, non è così. E parliamo di cose allegre, tra poco c'è Sanremo, ci stanno bombardando già tutti i giorni, tutti cantano Sanremo, ma il maestro ha partecipato anche a Sanremo nel 92, con una canzone che cantò... Chi cantò? Lina Sastri. Lina Sastri, Femmine Mare, Femmine quella Mare, bellissima canzone. Musica di Rodolfo Fiorillo, sì. Anche lì però c'è stato qualche aneddoto particolare, perché sì, c'è stato, era sì. quasi vinto il premio della critica. Premio della critica dei giornalisti, sì. Qualcuno poi me l'ha detto dopo. Che poi Sanremo, detto, il culo dove... degli pettegolezzi del dopo Sanremo. Che cosa successe invece? A parte alla fine... che a Sanremo è un'emozione fortissima ed è un'esperienza che tutti quelli che fanno questo lavoro dovrebbero fare. Quindi alcuni giornalisti mi dissero, uscirono da questa riunione, peccato perché eri tu che dovevi vincere. Dico, ma chi è stato? Mi disse, no, ma io non lo dico, qua non lo dico il nome. Una grande produttrice discografica, assegnò il nome. Sì. E quindi vinse per dispetto, mi pare, per dispetto, che la cantava la Compagnia dispetto, di Canto Popolare. Molto bravi. I Compagnia di Canto Popolare. Sì, ma adesso vogliamo leggere un'altra cosa? Come no? Allora possiamo leggere... Scrivere? Scrivere. Ah, scrivere. Allora, scrivere è faticoso quando non si ha quella voglia, quella spinta che ti sale dal cuore. Scrivere è un dispiacere, è una violenza gratuita, è un attacco alla mente, alle braccia, alle mani, alle dita, alla tua pigrizia innata. Scrivere è un piacere quando hai cose da dire, quando non sai più mentire al tuo giorno che vivi, ai gesti che fai, alla voglia di piacere a te stesso. Scrivere è la tua vita, quando sai che ci sarà qualcuno che ti leggerà. Scrivere e sapere che vivi fino a quando sarai lì a scrivere. Complimenti. Ma questo libro, parliamone un po', è molto variegato, perché mi hai detto che c'è anche qualche poesia un po' così che non possiamo leggere adesso. No, ci sono anche delle cose molto simpatiche, degli aforismi. Un pezzettino, un aforismo. Sì, per esempio c'è, allora, c'è Biada allora. Biada allora. Biada allora. Sono quattro, sono uno, due, tre... Sono cinque momenti, Biada allora, che io ho dedicato a i camorristi,
beata allora, non capiscono. E poi non tenendo coscienza, beata allora. E spacciatura, beata allora, non capiscono. E sono venuto pure la coscienza, beata allora. I padroni di casa, beata allora, non capiscono. E non sanno creare coscienza, beata allora. I privati, sì. Beata allora, i voti capiscono. Ma se no si raccomandano la coscienza, beata allora. Quanto è attuale? I banchieri, beata allora, hanno capito tutte cose e non tenono coscienza, beata allora. Avete visto come variegato sono variegati, sì, sì, i temi trattati. Sì, 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 sì. Allora, maestro, un ricordo bello in questa vita, così intensa? Un ricordo bello è... veramente ne ho avuti tanti, tutte le volte che ho a che fare con la musica, con i testi, con gli artisti. Però c'era uno in particolare che mi ha colpito e che me lo porto veramente nel cuore. È quando Mina mi ha telefonato. Mina? Sì, sì. E che ti disse all'improvviso? Niente, io mandai con un amico, un mio musicista, a Leonardo Barbarisca, che è molto bravo, che abitualmente scrivo brani con lui. Mandammo delle canzoni. Un giorno una telefonata. Sto male. La prima parola, ascoltata al telefono. Ma chi sei? Stai male? Mi dispiace che stai male. Dice, no, sto male. E lo so, ma mi dispiace, ti devi far vedere da un medico, da qualcuno. Oggi avresti pensato a scherzi a parte. Dice, no, tu hai scritto una canzone, sto male. Certo, io sono Mina. E vabbò, ma chi vuoi sfottere? A che sole? Erano durante i mondiali. Sto per una partita. Ciao, state buono. Chiudo il telefono. Dopo un attimo di nuovo. Ma sei uno scostumato, io sono Mina. Allora a quel punto il colore della voce mi prese talmente che dissi, questa è Mina. Dissi, oh, un miracolo, se non sono la Madonna sono Mina. E mi chiese di cambiare un verso a quella canzone, perché c'era un verso che era un po' ostico per lei. E io dissi, va bene, non ti preoccupare, domani ti mando la correzione. Lei, mi raccomando, tanto è vero che la fece poi parlare con mia madre, stava vicino a me, mia madre si emozionò, se Mina, è Mina, sì, è Mina. Comunque il brano lo ha inciso che e l'ha messo in cassaforte. Ah, l'ha messo in cassaforte. L'ha messo in cassaforte perché poi lei venne a sapere, poi ci sentimmo il giorno dopo, un po' di giorni. Una questione mia sui giornali di Berlusconi nel momento della... Sì. Del casino che avevo creato, che si era creato intorno a questo grande polverone, si era alzato, che io scrivevo con Berlusconi, e quindi lei non... Partendo da quella canzone famosa? Sì, partendo da quella, perché mi chiamarono i giornalisti di tutto il mondo, Berlusconi, voglio, ma Berlusconi è Berlusconi. È Berlusconi. Scusate se è poco. Grandissima persona, adesso non lo faccio sviolinate, ma sono ancora in contatto con lui. I rapporti umani è sempre stato. Poi abbiamo scritto 30 canzoni, lui si è fermato da un po' perché già ha avuto una serie di problemi, però ogni tanto ci sentiamo, io gli mando dei fax, mi sento con Apicella, insomma, vabbè, il rapporto è rimasto vivo. E quindi... questa canzone Mina l'ha conservata? L'ha conservata in cassaforte e non l'ha fatta uscire, proprio per evitare polemiche e altre cose. Magari passerà del tempo e poi... Sì, perché poi... gli autori sono sconosciuti e stanno alle spalle. Però poi quando avviene qualcosa con i nomi grossi, viene fuori... Anche il nome, sì. E tanto è vero che è venuto fuori quando... pace all'anima sua, quando è finito Pinotto, Daniele... grandissima persona, grande musicista, vabbè, inutile, dico cose inutili. Lui una volta disse, io lessi sul Mattino, Vagalebre, disse, adesso in televisione vanno solo le canzoni di Berlusconi, Giglio Apicella. Io veramente me la presi un po'. Disse, ma come, adesso non riesce a capire. Tant'è vero che in quel periodo, quando c'era questa, molti dicevano, ah, tu scrivi canzoni con Berlusconi, che c'entra? Che c'entra? Io ho scritto la gelosia, questa, scritto, esatto. Però ho scritto pure altre cose, ho scritto per Roberto, ho scritto per Maria Nazionale, ho scritto per Angela Luce,
Certo, Mia Gelosia ha fatto una versione di un pezzo mio bellissima, si intitola Dove stai mamma, 4 anni fa, 4-5 anni fa. E poi Valentina Stella mi ha inciso Un pensiero, e adesso sto lavorando anche per lei con un altro maestro molto bravo. E poi quindi hai progetti per, anche tanti progetti in pentola. Sto scrivendo anche per un'altra persona molto brava. Molto brava, molto quindi brava. Qua dobbiamo fare una serie di incontri per parlare ancora del passato, sì. Perché c'è tanto da sì, dire. Sì, perché ho fatto un salto, ecco, proprio di... Il maestro è legato, cioè è noto al grande pubblico per Nupensiera, ma io penso, senza nulla togliere a questa canzone, ha fatto cose veramente grandi. Abbiamo citato un sacco di cantanti noti, ma pure sì. Con Peppino Di Capri ha avuto una fitta collaborazione. Allora, con Peppino, sì, c'è stato un momento che veramente a Napoli, anche in Italia, ero abbastanza pubblicità dappertutto. Perché quando arriviamo a Radona, questo non l'ho detto, io ho scritto Gennari. Ah. Gennari, vattene all'occhio. Peppino mi chiamò per scrivere l'ino del Napoli, Nana Napoli. E così nell'86, poi erano in tempi non sospetti, poi Napoli vinse lo scudetto. No, questa cosa la voglio dire perché è carina. Ah, è carina. Napoli sì. Vinse lo scudetto, dopo Nana Napoli e Gennari. Poi l'anno dopo scrissi per una televisione, non faccio nome, in un'ata fortunata, con i giocatori del Napoli. Napoli vinse la Coppa UEFA. Poi scrisse Napoli Mondiale, Napoli vinse il secondo quindi scudetto. Quindi portavi bene. A un certo punto Carlo Giuliano, pace all'anima sua, mi disse Giglio, ma tu devi scrivere ancora. Sì, ma voi non vi muovete. Capisci? Dobbiamo anche campare. Dobbiamo anche campare. Perché poi l'autore è preso e buttato di qua, di là. Certo. Quando poi il lavoro dell'autore è importantissimo. È importantissimo perché tutto parte dall'idea, certo, dell'autore e tutto... Allora il cantante, il cinema... Ne usufruiscono tutti. E l'elemento più importante spesso sta nell'ombra, sì, non viene messo in risalto, messo almeno in al grande pubblico. E viene anche un po' schiacciato, viene trattato male da altre situazioni. Adesso non sto qua a dire, a polemizzare, perché altrimenti non si finisce più. Ma mi hanno maltrattato parecchio. Mi hanno maltrattato. E però questo ci dà la forza di... Io ringrazio Dio perché io sono cristiano. Questa io ho un'associazione forza. Culturale dove faccio le cose mie, dove molti vengono a provare. Ah, diciamo questa associazione, sì, c'è un'associazione al Vomero. Sì, sì, come si chiama questa associazione? Si chiama si è chiamata fino a poco fa La Collinare, ma si chiama GNG perché io sto in società con mia figlia uh-huh. E con mio figlio. Abbiamo questa associazione culturale dove vengono i compagni a provare. Mo è andato via poco fa Massimo Abate, dopodomani arriva Gigi Savoia con Peppe allora, Zeno. Allora se vuoi qualche volta veniamo a intervistarti lì. Certo, come una no. Volta lì, una volta qui ai Damiani d'estate. Adesso estate, è bello col cammino, sì, qua. Come, ma d'estate bellissimo. Al bordo piscina, una piscina tutta blu. È bellissimo. Magari leggeremo qualche altro brano, sì, di questo libro, ascolteremo. Sì. No, io voglio canzoni. Chiudere con quattro. Leggiamo un altro, quattro... Poi un'ultima domanda, siamo sì, sì, certo, leggiamo sì, ancora. Sì. Una cosa piccolina, oggi non ce la faccio senza te, o cuore non muda, in ta capa, una canzone sola, tu. Oggi non ce la faccio senza te, non saci camminà, pevi che sto dolore, a scusa per una lacrima caduta, che avimmo fatto, ci siamo lassati, oggi non ce la faccio a stare con me, senza te. Bellissima. Tutte queste potrebbero diventare anche canzoni musicate. Certo. Comunque maestro, siamo in chiusura, il nostro tempo sta per finire, sì. Abbiamo parlato di sogni, ricordi, sì. C'è ancora un sogno, io lo so quale, l'ho letto da qualche parte, un sogno che ancora accarezzi, qual è? Quello è un sogno impossibile. Perché? Ne hai realizzati tanti. No, però pensando a un napoletano famoso che si chiama Paolo Sorrentino, che ha vinto l'Oscar, dico, scusate, ma me lo posso permettere anch'io? Io pure sogno di vincere un Oscar. E allora, signori... Poi c'ho anche mio figlio che sta a Roma per il regista, quindi ho detto, Alessandra, papà, ma perché non facciamo un film per vincere con un Oscar? Con cotanto padre. E vabbè, penso ma mio figlio dei... i miei figli, io sono orgoglioso. Sei orgoglioso di questi? Due hai detto ne hai, un maschio e una femmina. Vedete l'emozione che affiora sempre, fa emozionare pure me, però tengo il trucco, maestro. Allora, c'è un trucco, è stata una grande emozione avere il maestro grazie. Qui, ma veramente sei stata sono carissima. Emozionata. Sarà ma una... voi siete stati gentilissimi.
Veramente quel signore sta dietro alla camera. Il nostro capo era Mario Barone, che è bravissimo. Mario che è un amico mio da anni. È lui che ci ha fatto conoscere. È un grande professionista. Quindi gli dobbiamo molto, nel mio percorso lavorativo sarà sempre una chicca. Io ho intervistato il maestro Giglio. Grazie. Che ritornerà, ce l'ho promesso, dai fratelli Damiani. Certo, perché e ci incontreremo tutte le volte che vorrai. Va bene. Grazie, grazie a tutti, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. L'ora do vento non mi muta, non fai su un'assisto scettata, e se mi addormo sonno a me, sto dormendo in braccio a te, ma com'è bella che sta luna si affaccia su a favore. Bella pura pierna, con frida naso maraccio passato.